Bentornati! Salve la gente di Gabby e benvenuti nuovamente su Five Nights at Freddy's Sister Location. Ora voi vi chiederete, Gabby, cosa ci rifai qua? Perché sei ritornato in questo posto maledetto? E ci avete ragione! Me ne devo andare! Perché mi ricaccio sempre nei guai? Perché con questa testa torno nei luoghi dove non dovrei andare? Ah, il mio povero cuore. Ma c'è ancora una cosa da fare. Noi non abbiamo visto tutto. Ok, adesso vi racconto pian pianino mentre ci riavventuriamo nei freddi, bui, buio pesto, corridoi di Foxy. Ma Foxy è morta, vero? Lo spero per lei, perché questa volta potrei io arrabbiarmi un pochettino con gli animatronici. Dobbiamo completare il minigioco. C'è il minigioco di Ballora. Mannaggia lei. Eccola qua, la bimbo minchia matricolata. Adesso io devo crepare almeno 100 volte, avere la fortuna di prendere il suo minigioco, completarlo e così, e soltanto così, possiamo sbloccare la porta. Non c'è un altro modo. Vi ricordate la porta dello scorso episodio? Dobbiamo sbloccarla. Quindi ora io mi faccio dare il tastierino di Ballora, crepo un paio di volte e tutto dovrebbe andare bene. Guardate, ormai tanto lo so il jumpscare. Io chiudo gli occhi, così non prendo paura. Sì. Conosco i vostri sporchi trucchi. Conosco tutto ormai. Non mi va niente. Che ridicoli. Minigioco. Dimmi di sì. Niente minigioco, avete visto? Ok, ci vedremo tra 4 ore di registrazione quando avrò trovato il minigioco. Minigioco. Sì! Minigioco! Ok, bisogna prendere queste torti. Bambini obesi. Gnamene! Tutti contenti, tutti felici. Ora, sono emozionatissimo. Una, due a te. E viva il colesterolo! Saltiamo! Non devo prendere quella torta maledetta. Quella la saltiamo perché dobbiamo prenderla dopo. Ok, quindi ora due a te. Si torna indietro. Si prende la bella tortilla, bella buona, gnam gnam, fatta con animatronici morti che ho io smantellato con lo scooper. Ok, ora tac, tac, e perfetto, giusto? Ora faccio così. Oh, e anche questa si salta. Ci sono altri bambini da sfamare. Eccoli qua, tutti contenti, tutti felici. Ora con questa torta bisogna tornare indietro, sperando di non failare. Io non sono un fail, io sono un pro. Bisogna tornare indietro e dar da mangiare ai bimbi. Ti prego, questo gioco esce, è leggendario, una volta ogni 1000 anni. Gnamede. Ok. It feels good to be alive. Happy day. Scusatemi, ma questo gioco mi fa impazzire, perché è così raro ed è così difficile. Il tempo è quello che è. Devo andare ancora avanti? What? Ok. Anche voi bambini, tutti contenti, tutti felici. Ok. Ora dovremo avere il super gelato. Eccolo qua. Super gelato supremo. Ora bisogna tornare indietro. Ne abbiamo pochissimi secondi per farlo. Mamma mia, quante ore di studio. Mamma mia, mi sono preparato peggio degli esami di scuola, per fare sta roba. Non credete? Ecco qua, zompettando quella. Ce la farò. Devo farcela. Ti prego. 10 secondi. Non ce la farò mai. No. Please. Qualcuno mi salvi. No. Ti prego, bimbi. 4 secondi! No! Maremma mia! Mi prego! Qualcuno mi dai! No! No! Dai! Oh! No! Ah, it feels good. Ah! 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 Ah!
Ma il gelato! Ma il gelato! Godo! Godo! Yes! Ormai non prendo neanche più jumpscare, ragazzi. Troppo facile. Dammi il tuo codice, tanto me l'hai dato 8000 volte e mi rimbalzano i numeri in testa. There is a passcode that you must enter. Frega niente, frega niente. Passa, 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 sgancia. Paga. 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 Allora. 7. 2. Oh. Yeah. Oh. Sta zitta. Ma sì, qua. Vattene, vattene, vattene. Non ti voglio più. Mi hai tradito. Via dalla mia vista. Via dalla mia vista. I don't want to see you anymore. Ora finalmente possiamo sbloccare il minigioco segreto che, guardate, l'ho sudato. Questo me lo sono guadagnato. Dovete farmi una statua, porco cane. Io non so veramente come hanno fatto gli altri. Non so come hanno fatto in America, proprio. Allora, corriamo a destra, 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 corriamo a destra. Access granted. Access granted! Sì! Oh! E questo è il minigioco. It seems that you have accidentally wandered into a restricted area. Due to the sensitive nature of the materials that you may be exposed to here, you will not be allowed to leave until the cleanup crew arrives at 6 a.m. So hang tight. Rest assured that you will be promptly rescued, fired, then sent home. Bene. Thank you for being an employee. È quello we che hope volevo. That your experience has not been as regrettable as ours. Woo! Quindi questa è la notte segreta, quindi è come gli altri Five Nights at Freddy's. Abbiamo anche le porte, possiamo forse chiudere qualcuno fuori e dentro. Ma il problema è cosa? Oh! Questo dobbiamo chiudere! È dentro i condotti! È un pagliaccio! Oh! Fuori! Era davanti! Oh, se n'è andato! Bisogna ascoltare i rumori, è proprio una notte come Five Nights at Freddy's. Perché tu sei una malvagia! A sinistra? Oh, e a destra. E sei brava a nascondere, ma non voglio il ciccio bagliaccino qua, meme, con il suo naso stra... Oh, è sempre là. I thought you liked me. È sempre là. Oh, si è spostato a destra, mi sa. Oh no, è qui. Chiudi. Chiudi. Fuori. Andato. Oh no! Era qua! Se n'è andato? Yes! Se n'è andato! Ok, continuiamo a tenere signor pagliaccio dalle buone maniere. Ma mi basterà? Io vedo che sta scadendo un po' troppo. Oh, nei condotti? Nice! Qua. Volevi! Volevi! Ti sei sbattuto nel condotto sbagliato! Bene. E a destra? Eccolo qua. Se lo sento ancora muoversi, chiudo. Vedete? È facile capire. Ora vado solo a sentore. Se n'è andato. Vado solo a sentore. Solo con l'udito. Sinistra. È nei condotti? Sì. Vedete, se n'è andato. C'è Golden Freddy qua! Perché? Eccolo là! Aspettava lui! 10%! Ovvio che non c'è.
No. Ancora qua. No, ragazzi, non ho più energia. Con la sua sedia a rotelle. Maledetto, è tornato. Perché scade l'energia? Perché continua a scadere? No. Sei ancora qui, bambino, torna indietro, torna a casa, torna a casa. Sono le 5 di mattina. No. No. Mi ha toccato. Ok, avete capito, bisogna molto udire. Sono arrivato alle 5 di mattina. È tutto ad orecchio così, mamma mia. Vabbè, penso che posso farcela, dai. Un po' alla volta. Un po' alla volta. Dopo molte volte sono diventato un esperto di questa notte. Me la sono studiata per bene. Sì, ora adesso dobbiamo subito andare a destra. E sarà difficilissimo. Perché dovremo udire. Adesso io ho preso delle altre cuffie, vedete. Queste sono stereo. Funzionano meglio. Access granted. Bellissima la mia pronuncia in inglese. Ok. Ah, guardate un segreto. Se io qua scrivo 1983, compaiono le telecamere. Il morso dell'83. Questo dovrebbe essere l'orso abbandonato. Almeno sembra. Ok, adesso noi abbiamo l'energia. E quell'energia dobbiamo proprio tenerla stretta. Dovremo arrivare alle 5 di mattina con almeno 18%. Quindi dovrò sentire. Può arrivare solo da tre direzioni lui: da sinistra, dal centro e da destra. Per me sarà impossibile parlare e ascoltare, ma ci proverò. Adesso lui si attiverà tra pochissimo. E io dovrò essere anche super veloce con il computerino. Un po' scadere da sinistra. Adesso lui arriva da sinistra. Vedete, l'ho sentito a sinistra. Lui adesso arriverà da sinistra, il bastardo. E dovrò chiudergli la porta in faccia. Why didn't you trust me? Mi sembra ancora a sinistra. Infatti, a sinistra. Avete visto? Aspettiamo che si muova vicino alla porta. Ok, se n'è andato. Perfetto. Se se n'è andato, possiamo lasciarlo anche se lui nelle stanze indietro. Non lo caghiamo, solo se nelle stanze avanti. Ok, è al centro. Lasciamolo. Facciamolo arrivare. Ok, adesso lui è qua. Vedete? Era qua. Il problema è se lui si bugga qua. Siamo fregati. Non dovevo aprire. Non dovevo aprire. Non dovevo aprire. Ho aperto. Sono un deficiente. Ho aperto e sono un deficiente. Io volevo risparmiare ancora più energia aprendo, ma sono stato un deficiente. Così, bisogna andare avanti. Errare umano, saranno così tutte le run. Tranne una. Quello che state vedendo ora è un esemplare di Gabby super concentrato. Non disturbiamolo troppo. Ero nel momento fatidico che erano scattate le 5 di mattina e il mio avversario, quel bambino pazzo strano, è impazzito ovviamente e quindi veniva da ogni parte. In quel caso io dovevo stare super veloce, aprire il computer un millesimo di secondo per controllare in quell'angolino piccolino, in quel mezzo secondo, capire se lui fosse davanti alle mie porte. Quando sono le 5 di mattina, lui ti entra in casa, non bussa, non aspetta. Tu devi subito guardare e se sai che lui è alla tua sinistra, tipo, non devi neanche più riguardare, devi subito chiudere la porta, non devi proprio più guardare, devi aspettare tutti i rumori. È una gara di udito. Se io avessi sbagliato qualcosa, se tipo avessi chiuso la porta di destra invece di quella di sinistra, avrei perso. È difficile da spiegare e non potevo parlarvene perché io ovviamente ero concentrato a giocare. Ma alla fine, comunque, come potete anche vedere, ce l'ho fatta. E mi sento un uomo nuovo. Mi sento rinato. Sì! Oh! Mamma mia! Mamma mia! E non ci ho nemmeno messo 100 tentativi! Ci ho messo più tentativi al minigioco! Oh, sia ringraziato il cielo! Oh. Sì! Ma vieni! Ah, me lo godo. Ci sono i burri esotici! Me lo sono strameritato! It was like a morgue in there. I may be undead, but you're heartless. You need to see your son. The baby is in. Non ho parole. Non me ne frega niente alla fine. Sounds like something he got from your side of the family. Well, how's this? I'm keeping the diamond ring. The joke's on you. I found it in a kid's meal.
You bought a kid's meal? Oh, Vlad! Yeah! Lara! Beautiful! As the hair on the back of a cat stands up straight, so also does quello sono the io dopo mille jumpscare. Quello sono io. Against all obstacles. But what about the baby? Quel baby deve andare a fanculo, cioè che si mangia i gatti. Stay tuned next season for those yeah! answers and more. Oh, it feels good to be alive! E adesso? Io mangio popcorn. Oh, wow, 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 wow! Ehi! Popcorn? Ok! Tutto bene? Oh! È finito! È finito veramente! L'incubo è finito! Abbiamo finito Five Nights at Freddy's! Oh! Yes! Scusate, adesso posso togliermi anche gli occhiali, perché li avevo messi per essere pro gamer, no? Cioè, quando sei a quei livelli di concentrazioni, devi avere tutte le tue facoltà al 100%. Oh... Sono stato fortunato che non è rimasto buggato troppo nei condotti a quel punto. Quella è stata la mia fortuna. Ma ci siamo! Anche questo è aggiunto alla lista. Fine... E questa è blu! L'altra era la fine rossa e questa è la blu, quindi è finito bene. Ed è anche chiamata la fine falsa, perché la fine vera siamo noi che crepiamo, cioè col cavolo che tu sopravvivi. E a parte che il mostro che è venuto alla fine poi mi ha seguito e forse sarei morto lo stesso e mi è venuto a trovare a casa. Ha detto, col cavolo che scappi via da me. Ci teneva troppo a me. Ora io sono un generale di Five Nights at Freddy's, ho tre cavolo di stelle, viva la vita. E se andiamo su Extras, ora abbiamo sbloccato più cose. C'era un mostro bloccato su Extras. E... Exotic Butters. Exotic Butter. Exotic Butters. Suoneria del cellulare. Exotic Butter. Exotic Suoneria butters. Del cellulare. Suoneria del cellulare assolutamente. Tac, tac. Ah, ecco cos'erano quei cosi. Erano dei ballerini schifosi. Ed eccolo qua, si chiama Ennard. E voi mi avete detto nei commenti che lui dovrebbe essere il miscuglio di tutti gli animatronici. Tipo si sono uniti per diventare questa cosa unica che poi entra nel mio corpo e diventa un umano. Molto simpatico veramente. Assurdo. Però non penso che ci sia Ballora dentro, perché Ballora era viva. Aveva la sua tuta, quindi sono tutti fuori che Ballora, credo. Oh, ma sono contento. Cioè, ci ho impiegato tutto il giorno per fare questo episodio, tutto il santo giorno. Bisogna essere pazzi per farselo tutto, bisogna nerdarci potente. Cioè, io penso che uno tipo che ha 10 anni farebbe una fatica, forse non ce la farebbe mai a vincere sto gioco. Devi per forza avere i riflessi di 20 anni e anche esperienza, perché è incredibile. Ma sono un campione! Siamo i più bravi! Ce l'abbiamo fatta! Sono contento! E niente, ma va ad urlarlo al mondo intero adesso. Io quindi concludo questo video qua. Io spero che questa serie di Five Nights at Freddy's in mia compagnia vi sia piaciuta. E quindi noi ci vediamo alla prossima, tanto caga un gioco ogni anno. Ci vediamo alla prossima serie di Five Nights at Freddy's. Ciao ragazzi! Dopo questi fatti il nostro Trump viene preso un po' troppo di mira. C'è solo una persona, un eroe che può salvarci da tutto questo. Signor Trump! Signor Trump! Fermate tutto!